Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte, come state? Spero tutto bene. Oggi è lunedì e sono le 8 e 5. Sono le 8 e 5, sono appena tornata da palestra e stamattina siamo arrivati lì alle 6 e 35 più o meno e alle 8 e 5 appunto, ora sono a casa e sono distrutta. Distrutta, ho fatto la doccia, devo ancora farmi i capelli però perché solitamente lì i capelli non li faccio perché scoloriscono troppo, quindi perdo troppo colore sempre, quindi cerco sempre di farmeli a casa. E sono qua a tavola perché faccio una tipo una seconda colazione, perché comunque ho fatto una mini colazione prima di entrare in palestra, perché sennò poi cioè no, devo mangiare qualcosa. Allora, sto mangiando, sono brutti ma sono buoni, il brownie che ho fatto di Food Spring, buonissimo. Ho fatto una teglia ed è super super buono, veramente buonissimo. E qua ho un succo di arancia. E basta, niente. Quindi tutto questo. Devo ancora praticamente lavarmi i capelli. Vorrei mettere un po' di non lo so, fare un trattamento prima di lavarli, così li lascio un po' in posa. Devo ancora, tra l'altro, editare il video per oggi che esce alle 13. Quindi adesso mi metto a editarlo e niente, sono veramente distrutta. Ho anche sonnissimo, ma va bene lo stesso. Devo fare un sacco di cose stamattina. Oltre a editare il video, devo intanto farvi vedere un po' di cosine. E poi devo anche fare un bel po' di foto per quanto riguarda Vinted. Perché ieri, che era domenica, ieri pomeriggio mi sono messa praticamente a fare, tra virgolette, un po' di decluttering per quanto riguarda giacche e borse. Ho veramente un botto di borse da voler dar via. O comunque, sì, la maggior parte delle borse le avevo già, avevo fatto già un decluttering un po' di tempo fa. E le avevo date ad un'associazione qui a Genova, soltanto che adesso queste qua che ho, sinceramente, sono praticamente quasi tutte nuove, e quindi mi dispiace, insomma, le ho usate poche volte, però alla fine come borse utilizzo sempre le stesse ultimamente, quindi non ha molto senso tenerne 500.000 perché alla fine uso sempre le stesse. Intanto mangio un pezzettino. Allora, questo è veramente buonissimo. Sto perdendo pezzi. Veramente buonissimo perché ha il cioccolato e soprattutto quando voi lo andate a fare. Ora non mi ricordo, ho fatto un paio di giorni fa e sta continuando a durare nella teglia chiuso ermeticamente. Questo qua non mi ricordo se ci ho aggiunto un po' di olio di girasole. Mi pare che mi facesse aggiungere un po' di olio di semi e poi dell'acqua o del latte. Uno dei due, non mi ricordo, perché ho fatto i muffin e ho fatto questi. Questi sono estremamente più buoni dei muffin. Comunque, a parte quello, vi dicevo che voglio mettere su Vinted un po' di cosine. Ho fatto un decluttering anche per quanto riguarda le giacche. Ne ho veramente una marea. In quell'armadio non si capiva più niente da quante giacche avevo. La maggior parte di giacche erano un po' vecchiotte, messe magari pochissime volte, eh. Però sinceramente vorrei provare a venderle. Nel caso poi non riuscissi a venderle, allora a quel punto lì poi le porto all'associazione dove mi rivolgo sempre. E basta. Adesso finisco di fare colazione. Colazione, sì, madonna che capelli, non vedo l'ora di farmeli. Vado a mettere, ora che vado ad editare il video, mi vado a spruzzare già sui capelli due prodotti di Olaplex, così poi ne faccio questo mini trattamento prima di lavarli, così rimangono un po' in posa. Nel frattempo edito il video e poi ci vediamo dopo, anche perché vi devo far vedere, come vedete, un paio di cosine. E niente, dovrei anche sistemare l'impostazione trucco, nel senso che sto facendo dei cambiamenti anche lì.
Sto riorganizzando un pochino le cose. Per chi mi segue su Instagram e per chi non lo fa, mi raccomando, mi trovate come OrsottoPot88. Su Instagram già vi ho fatto vedere in qualche storia che sto modificando quella zona lì del trucco, quindi la parte, vi ho fatto vedere che cosa ho acquistato di nuovo su Amazon, eccetera. Poi dopo magari vi faccio un mini video dove vi faccio vedere appunto che cosa sto cambiando. E ho comprato due contenitori da IKEA, quei porta posate, perché li devo mettere appunto nei cassetti sotto la postazione. Li ho già, sono vecchissimi, sono uguali ma sono vecchissimi, sono tutti completamente rovinati, quindi da cambiare il tappetino all'interno e da inserire bene queste cose dentro perché non si capisce più niente, c'ho troppi prodotti. Ne apro sempre tantissimi, sono sempre la solita, cioè apro sempre un sacco di prodotti perché poi quando ce li ho lì li voglio provare, quindi ne apro sempre un sacco. Invece voglio assolutamente concentrarmi a finire dei prodotti adesso prima di iniziarne degli altri. Ho delle cassettate piene di roba e non lo so, tra l'altro voglio cambiare anche la cassettiera, due cassettierine che ho sotto il tavolo, voglio cambiarle. Però non ne trovo una, o comunque due, che in base alle misure che ho stiano bene. Mi sa come la dovrò far fare su misura, spero di no. Però vedremo un attimo, non lo so ancora. Quindi, niente ragazzi, finisco di mangiare e ci vediamo. Ok ragazzi, allora sono finita di far colazione, devo ancora editare il video, ma prima voglio mettere il prodotto sui capelli, che così appunto rimane un po' in posa. I due prodotti che andrò a mettere sono questi di Olaplex. Allora, il primo prodottino è il numero 0, questo qua. Praticamente dice di vaporizzarlo sulle varie singole ciocche sulla lunghezza, lasciare in posa, non devono essere umidi, non devono essere bagnati. Allora, lasciare in posa appunto 10 minuti, non risciacquare e poi applicare una quantità generosa del prodotto del numero 3, questo qua, lasciare agire ancora 10 minuti e poi lavare i capelli ovviamente con shampoo. Io come shampoo utilizzo appunto sia lo shampoo che il balsamo sempre di Olaplex, vediamo un po' come sono. La tinta l'ho già fatta settimana scorsa, mi sono fatto un ritocchino molto veloce perché avevo di nuovo i capelli bianchi. Io non capisco perché tutte le volte sti capelli veramente, cioè non ho parole. Ah, spostiamolo, ok. Prendiamo ciocchettine piccoline, piccoline, una parola. Proprio anche sulle punte. Ovviamente non devono essere appunto bagnati, ma devono essere umidi. Quindi va bene. Facciamo ciocchetta per ciocchetta così è contento. Inoltre, non so se ve l'avevo già detto, hanno accettato appunto la mia domanda per andare al Cosmoprof e quindi entrerò appunto al Cosmoprof gratuitamente con appunto come influencer, tra virgolette, sempre, ma appunto avevo fatto domanda per appunto per il biglietto e loro appunto mi hanno dato la conferma. Andrò con mia sorella e quindi come si dice, devo ancora comprare i biglietti del treno. Ci sarà alla fine del mese di aprile. Andremo, ora non so ancora se andremo un giorno o 2 giorni, comunque molto probabilmente andremo solo un giorno perché poi ho cose da fare, quindi non posso. E quindi andremo, credo, solamente il
venerdì. Quindi il venerdì andremo al Cosmo Prof. Devo ancora comprare il suo biglietto per l'ingresso, che abbiamo una discount card appunto per il suo biglietto, e devo ancora comprare i biglietti del treno. Perché andremo in treno, non vado assolutamente in macchina perché non saprei se non me lo spruzzo negli occhi è meglio. Non saprei dove, cioè, nel senso, no, non c'ho voglia di andare in macchina, devo dirvi la verità. Meglio in treno, ci porta direttamente lì, c'è l'autobus, poi che ci porta in fiera. Mi sono già fatto una lista degli espositori dove voglio assolutamente passare, appunto, per andare a vedere un po' di novità, un po' di cose, quindi vabbè. E niente, adesso questi li lascio in posa. Ok, metto su una mollettina. Ok, questi qua adesso li lascio in posa e tra 10 minuti vado a mettere il prodotto. Adesso mi trasferisco un attimo di là a PC, inizio a editare un attimino il video mentre questi stanno in posa. Allora, nel frattempo ho editato il video che non durerà tantissimo perché apriamo le uova di Pasqua e quindi non mi richiede tantissimo tempo, insomma. Quindi sono passati un po' più di 10 minuti forse e adesso vado a mettere il secondo prodottino che è il numero 3, sempre di Olaplex, questo qua. Ne vado a mettere una quantità generosa, come dice, sulle lunghezze, quindi da metà capelli in giù. E lasciamo poi agire di nuovo. Ok, ho lavato i capelli, bene. Ho utilizzato sia shampoo che balsamo, sempre Olaplex, e mi trovo benissimo, cioè a parte che ha una fragranza buonissima. Adesso vado ad asciugarli e poi vi faccio vedere il risultato finale, così poi con calma vediamo le cosine che vi devo far vedere, anche gli acquisti che ho fatto da DM. Ok ragazze, allora ho finito di piastrare i capelli. Oggi ho fatto la riga nel mezzo. È un po' che non la facevo, sinceramente, però non lo so, mi andava di farla oggi, a parte che sto capello rimane. Ok. Non lo so, mi andava di farla nel mezzo, non lo so, devo ancora ben capire. In realtà mi piace molto la riga da una parte, però oggi ho voluto cambiare un pochettino e fare una riga nel mezzo, chi se ne frega, tanto comunque li rilavo di nuovo in settimana e total più la riga la riporto di nuovo alle origini, quindi la rifaccio di nuovo. Come si dice, laterale, chi se ne frega. Pettino per togliere qualsiasi tipo di nodo con il pettine fantastico di Dyson che ho trovato nell'uovo di Pasqua di Douglas. È veramente bellissimo, secondo me anche per andare al mare questo è ottimo come si dice, come pettine. Comunque, ok, vado per ultima cosa a mettere un goccino di olietto sulle punte, sempre di Olaplex. Vado a scaldarlo un pochino e poi vado a metterlo giusto sulle punte. Ok, sono veramente morbidissimi i capelli al tatto, veramente un sacco. Bene, sono molto 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 soddisfatta. Mi devo assolutamente cambiare perché così non sono per niente comoda e a tal proposito appunto vi voglio far vedere due cosine che mi sono arrivate, infatti ne indosserò una adesso per stare a casa e vi farò vedere comunque come stanno indossate tutte e due. Vi voglio far vedere due set sportivi che mi ha inviato Oceans Apart. Sono veramente molto contenta di collaborare con loro perché adoro le loro tute, i loro set eccetera. I set che utilizzo li utilizzo in palestra e per andare a camminare sono davvero 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 comodissimi, li adoro. E a tal proposito appunto vi voglio far vedere giusto appunto due cosine che mi sono arrivate in questi giorni e che ho avuto modo di provare e di testare.
Allora, intanto il primo set sportivo che vi faccio vedere è questo qui, che è il Lucky Set, che ve lo lascio scritto qui sotto. Giù in info box, ragazze, trovate tutti quanti i riferimenti, quindi i link riferiti ai prodotti che vi faccio vedere, che vi mostro, che così appunto potete andare direttamente in descrizione e trovare direttamente il link dove andare ad acquistare il prodotto. Allora, ho scelto appunto il Lucky Set. Il Lucky Set è composto appunto da un pantalone, quindi un leggings super morbido. Io i loro leggings li adoro. Questo qua in particolare, tra l'altro, segue molto le forme del retro del nostro corpo, appunto. Molto molto carino in questo blu petrolio, molto bello. Il pantalone è così morbidissimo, guardate quanto è un velluto praticamente, cioè lo andate a mettere su ed è veramente comodissimo, super super wow. Qui appunto abbiamo il pantalone, quindi il nostro leggings, ed è composto anche dal nostro top, che è questo qua. Un toppino davvero davvero delizioso anche questo, con il logo sul davanti, abbiamo anche il logo sul retro e la scritta appunto Oceans Apart, che è qua, eccola lì. È veramente un colore pazzesco, veramente super super pazzesco. Di questo qua ho scelto una XL, sì, un XL, perché di questi qua solitamente dei set così appunto per workout cerco, tendo comunque a prendere sempre una taglia in più, perché non si sa mai. Io sono quella del non voglio essere stretta qua in pancia. Comunque questo qua è il primo set che adesso vi faccio vedere. Ok, allora questo qui è il set, il Lucky Set, appunto in questa colorazione meravigliosa, che io ho indossato per andare in palestra stamattina ed è veramente veramente comodissimo. Lo adoro, guardate un po' quanto è bello. Morbidissimo, morbidissimo, fa una forma fisica molto bella, mi piace tantissimo. Qui ha le coppe performate che voi potete andare ovviamente a rimuovere, è davvero davvero bellissimo. Il colore mi piace un sacco, come tutti i loro completi, sono veramente super super carini. Mi piace davvero tanto. Questo è il retro, eccolo qua, fatto in questo modo. Ok, bellissimo, mi piace davvero tanto, è proprio un bel bellissimo colore. Altro completo che ho scelto è il Danny Set, eccolo qua, ve lo scrivo qui il nome del set, ed è la classica tuta con la scritta Oceans Apart, eccola qua, con il cappuccio. Io adoro questa felpa, è super 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 calda, mi piace tantissimo in questo periodo. Infatti in questi giorni la sto utilizzando, l'ho utilizzata sia sabato pomeriggio per andare a fare una sorta di camminata, poi sono andata un attimo a fare la spesa ed era super comoda, e poi la sto utilizzando appunto per stare a casa perché la adoro. Potete utilizzarla sia per stare a casa sia per uscire, perché è veramente stracomoda, ed è composta da felpa fatta così con la scritta Oceans Apart, appunto con il cappuccio. All'interno è felpata, direi, ve lo dico, sì, è felpatina. La manichina è lunga, ok, con appunto il polsino, è stupenda. La felpa inoltre ha una tasca qua davanti che si collega da una parte all'altra, eccola lì, ok. E poi la particolarità è che ha una mini taschina qui con una calamitina, appunto, eccola lì, per poterla mettere anche in palestra quando andate ad inserire la vostra chiavettina magari dello spogliatoio eccetera, quindi potete andarla ad inserire lì dentro. Anche questa ha il cosino in fondo, quindi l'elastico in fondo tra virgolette, come il polsino, che potete andare a stringere a vostro piacimento, magari per renderla appunto come crop, vedete che si va a
ad arricciare. Comunque è veramente super 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 bella. E oltre la felpa appunto abbiamo il nostro pantalone, che è questo. L'elastico è veramente morbidissimo, morbidissimo. Anche qui la particolarità è che ha due tasche, una classica. Anche qui abbiamo la classica taschina da un lato e poi la mini taschina sul laterale, anche questa calamitata appunto che si va a richiudere. Questo è il pantalone, la cosa super figa, a parte il colore che è veramente una roba non meravigliosa di più, è veramente stupendo. Qui abbiamo sempre la nostra scritta Oceans Apart, che ci piace tantissimo. Ha un elastico in fondo, quindi per andare a stringersi sulla vostra caviglia, e anche questa è davvero molto 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 comoda. Allora, questa qui appunto è la felpa del nostro Danny Set, eccola qui, è bellissima perché ha la scritta sul davanti in rilievo ricamata ed è stupenda, davvero stupenda. Adesso vi metto un po' più giù che così vi faccio vedere anche i pantaloni. Veramente veramente meraviglioso anche questo, guardate che figo. Questo qua è stupendo, è una tuta stupenda, veramente stupenda. Mi piace tantissimo, super morbida. Qui appunto avete la tasca che è unita e qui avete il taschino, quello con la calamitina, che c'è anche nel pantalone. Il pantalone è questo, eccolo qua. Questo qui appunto, come vi dicevo, è una L. E la felpa è una M. È un pochino over, vi dirò, la felpa. Io le prediligo un pochino più strettine, però va benissimo. Per stare a casa e per uscire è super comoda, anche perché magari sotto vado a mettere appunto una t-shirt oppure una magliettina, quindi fa volume ed è veramente, veramente stupenda. Guardate un po'. Per quanto riguarda voi, ovviamente, ovviamente, potevo non farmi dare un codice sconto per voi per acquistare i set di Oceans Apart? Ovviamente no. Il codice sconto che vi regaliamo è del 35%, quindi con il codice AleMakeup35, ve lo scrivo qua, avrete il 35% di sconto su qualsiasi set e su qualsiasi prodotto del sito senza minimo di spesa. Quindi direi che è una cosa iper fantastica, visto che si sta avvicinando anche la Pasqua e magari vi volete fare un regalino, un piccolo regalino per Pasqua, oppure volete fare un regalino a qualcuno per Pasqua. Quindi il 35% di sconto senza minimo di spesa su qualsiasi set. Io vi scrivo comunque tutto qui sotto nella descrizione, quindi in info box andate ad aprire sempre per andare a curiosare. Quindi grazie 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 ad Oceans Apart per avermi appunto omaggiato di questi due fantastici set, che continuerò ovviamente a utilizzare come sto utilizzando gli altri che mi avevano già inviato, e mi ci trovo super 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 bene. Allora, sono ho messo da parte, eccole qua, le borse che devo assolutamente mettere su Vinted, che sono queste qua. Questa qui tra l'altro è enorme, è un borsone, aspettate che vi faccio vedere, è veramente un borsone enorme. Credo di aver utilizzato soltanto una volta quel borsone lì e basta, come questa in realtà, anche questa l'ho utilizzata una volta sola. Questa qua invece l'ho utilizzata parecchie volte. Questa qui è di H&M e mi piace un sacco, ma purtroppo queste borse qua ultimamente, o comunque nell'arco di questi ultimi 3-4 anni, devo dire la verità, non le ho più utilizzate, eccole lì. Quindi assolutamente da mettere in vendita su Vinted. Qui dentro ho anche delle piccole pochette, comunque delle borsettine a tracollina, forse anche qui dentro qualcosina, sì, però devo assolutamente caricarle su Vinted, così inizio a svuotarmi un po' gli armadi, perché comunque sono cose che non utilizzo e non sto utilizzando in questo periodo, quindi vorrei cercare di comunque venderle per non tenermele nell'armadio. A few moments later. Ok ragazzi, allora sono passate un paio di ore da quando ci siamo visti prima, ma ho avuto un po' di cose da fare. Nel frattempo ho finito di caricare il video che uscirà a breve e niente.
niente, devo stirare un sacco di cose, quindi stasera quando uscirò dal lavoro devo stirare veramente la qualunque e niente, devo ancora caricare le foto su Vinted, devo fare tantissime, tantissime, tantissime cose. A me una giornata da 24 ore non mi basta assolutamente, me ne servirebbe una da almeno, non vi dico proprio il doppio, ma altre 10 ore in più, almeno 10, non dico 24, ma almeno 10, altre 10 ore in più. Allora, prima che questo video duri un'infinità e mezza, non badate alla mia faccia sempre più bianca, avevo messo un po' di gocce autoabbronzanti, ma se non continuo, di certo non mi si abbronza da sola la faccia, insomma. Comunque, ma niente, non ho messo niente oggi, va bene, perdonatemi. Allora, sono stata da DM un paio di, almeno 2 settimane fa, quindi comunque vi devo far vedere assolutamente che cosa ho preso, anche perché poi voglio voglio utilizzare sta roba, cioè è troppo tempo già che l'ho presa. Allora, ho speso, non me lo ricordavo neanche, oh mamma, 71,15 euro, complimenti, sempre meglio, veramente sempre meglio, Ale, complimenti. Allora, intanto ho preso delle chips con lenticchie, queste qui per degli snack veloci, sono senza glutine, non fritte e fonte di proteine. L'abbiamo presa, c'era, ero con Orazio, questa qua è della marca Vivi Bio, ero con Orazio e mia sorella Stefano e siamo andati lì perché dovevo, non mi ricordo, prendere che cosa e mi è capitato sott'occhio questo e abbiamo detto vabbè, perché no, lo assaggiamo. Prezzi ragazze, allora il prezzo più basso 29 centesimi per arrivare a un massimo di 4 euro, no, 16,90 euro, la cosa che ho pagato più cara è 16,90 euro, che adesso vi faccio vedere, comunque vabbè, questo. Poi ne ho preso un altro sacchettino, questo qui del brand Sarchio, e sono sfogliette alle verdure, snack salato biologico non fritto, a basso contenuto di grassi saturi. E sono queste qua, sono tipo patatine, tipo chips, però sono con le verdure, quindi carine. Poi ho preso per vedere, oltre, allora in realtà queste qua le ho prese da tenere in borsetta, se ho una borsettina un pochino più piccolina ho cercato di prendermi delle, delle bottigliette piccoline. Comunque ho voluto prendere una bottigliettina mini di Ferrarelle, questa qua, e una mini di Sant'Anna perché questa qua ha il beccuccio, questa è quella, veramente la tengo in borsa per non portarmi sempre la solita borraccia di Erap, perché quella la tengo nelle borse grandi, ma nelle borse piccoline non ci sta nulla, quindi la mini Ferrarelle, qualora mi venisse un filo di sete e non ho l'acqua dietro, almeno una piccola ferrarellina o comunque una piccola bottigliettina all'interno della borsa. Poi ho preso una confezione di ammorbidente, sono rimasta senza ammorbidente, quindi ho deciso di prendere un ammorbidente da provare, questo qua, non lo so, sono 40 lavaggi, ammorbidente per bucato, un litro da 40 lavaggi. Allora, come fragranza assomiglia molto a Lenor, aspettate, sì, assomiglia molto a Lenor, quello nella confezione blu, quello classico. Non sono tantissimo amante della fragranza classica, però comunque, vabbè, volevo provarlo, allora abbiamo deciso di prenderlo. Poi ho preso una sfilza di succhini per quei cosini di frutta, insomma, quei cosi di frutta, che sono questi qua per intenderci, dei bimbi. Questo qui sono delle merende, appunto, come si dice, purea di frutta bio, praticamente 100% frutta, quindi abbiamo preso, vabbè, questi sono purea di frutta bio con fiocchi di cereali integrali, poi abbiamo preso purea di frutta bio, questo qua, che cos'è dentro? Questo è kiwi e banana. Poi ne ho presi altri, questa qua è purea di frutta bio con fiocchi di cereali, questa qua è con, vabbè, mela, fragole e banana. Abbiamo preso frutti rossi e mela. Li abbiamo presi perché costano veramente niente, sono veramente molto buoni. Ho preso un botto. Allora, poi ho preso di nuovo un kiwi e banana, un mela, due mele e mango.
Eccoli qua, questi qua me li porto solitamente quando al lavoro ho un attacco di fame improvviso e mi mangio il fruttino, oppure quando torno dalla palestra, non lo so, dipende. Ne ho presi anche 4 di Plasmon, quelli lì li ho pagati 59 centesimi, questi mi pare 69. Ne ho presi 2 alla pera, pera e frutta mista. Va bene, quindi ho preso un po' di quelli lì. Poi ho preso 2 deodoranti nuovi, cioè in realtà uno è nuovo che è alla mela, i miei deodoranti Dove che io adoro, adoro tantissimo, sono praticamente i deodoranti che io amo di più in assoluto, amo anche molto i loro, quelli di DM, però non c'erano fragranze nuove, non so se ne ho comprato, no, non ne ho comprati altri, e quindi non ce n'erano e quindi ho deciso di prendere questi. Allora, questo sa di pesca invece. Quindi ne ho presi 2, uno alla mela e uno alla pesca, e vediamo come sono. Poi ho preso queste striscette per sopracciglia, sono delle striscette appunto per fare la ceretta alle sopracciglia. Solitamente io la cerettina, la mia estetista me la fa qua sopra, sotto no, me la toglie con le pinzette, sopra invece per pulire meglio, comunque per tenerle un pochino più ordinate, mi fa sempre la ceretta, quindi fantastico, sia qua in mezzo che qui sopra, mentre sotto toglie sempre tutto con la pinzetta. Siccome a volte mi trovo delle sopracciglia messe un po' alla bene meglio, allora ho deciso di prendere queste da provare, pagate pochissimo, non lo so, sono 20 pezzi, al profumo di frutti di bosco con olio di mandorla. Poi ho preso, qui c'è un altro succhino, ok, poi ho preso un temperino, questo qui è di Essence, ho voluto prendere un temperino per le matite perché comunque quelli che avevo si stavano rovinando, quindi ho deciso di prenderne uno in più. Poi ho preso il mio fondotinta, il Pretty Natural, questo qua. L'ho preso nella colorazione 050 Natural Champagne. Solitamente prendo la 080, ma A, non c'era, B, questo qua forse è meglio perché sono più chiara rispetto allo 080. Lo 080 è leggermente più, più scuretto, quindi ho deciso di prendere quello. Poi ho preso un nuovo mascara, o comunque non l'avevo mai provato, quindi ho deciso di prenderlo. Questo qui è il Double Trouble di Essence, definizione e volume. Questo qua, qui dovrebbe avere l'antitaccheggio, vabbè, me l'ha smagnetizzato, però adesso poi lo tolgo. Ok. Poi ho preso da provare, aspettate perché volevo aprirlo, ma non so se ci riusciamo, aspettate. Ho preso il sapone per le sopracciglia, quindi il, come si chiama, il prodotto per lo styling delle sopracciglia. Quindi è una sorta di cera, sapone, chiamatelo come volete, non lo so. Ok, togliamo qui, c'è anche l'antitaccheggio. Anche in questo non me lo fa aprire. Abbiamo il prodotto, quindi la cera da andare ad utilizzare con il pennellino che troviamo all'interno, che è questo qua. Eccolo, voi andate a prelevare il prodotto e andate a pettinare le vostre sopracciglia. Ha anche lo specchietto all'interno, è fighissimo. E poi come ultima cosa ho preso 2 prodotti di questa linea qua di Adalabo Tokyo, questa. Ho preso 2 prodottini. Allora, una è una maschera in tessuto con super acido ialuronico senza fragranza. Questa qui è una maschera viso idratante, ideale anche per pelli sensibili. Vabbè, è una maschera in tessuto, quindi l'andrò a provare, vedremo com'è. E un'altra cosa che ho preso una lozione sempre dello stesso brand. Questa qui è una linea numero 1 in Giappone, eccola qua. Questa invece è una lozione viso super idratante, anche questa con acido ialuronico, questa dovrebbe essere vaporizzata. Allora, scaldare una piccola quantità di prodotto tra le mani e applicare delicatamente su viso e collo fino al completo assorbimento.
Usare a seconda del bisogno e sempre dopo aver deterso la pelle. Può essere usato sul make-up. Quindi, qualora mi sentissi la pelle disidratata e ho bisogno di idratazione, vado a mettere questo prodotto anche sul fondotinta e sul trucco. Quindi è una roba fantastica. Questo dovrei averlo pagato, è un 150 ml, dovrei averlo pagato appunto 16,95 euro, quindi ho speso un pochettino, però vabbè, erano tutte cose che alla fine mi servivano, quindi alla fine ho deciso di prenderle. Insomma, c'è sto cosino che mi sta dando un fastidio che voi non potete nemmeno immaginare. Comunque ragazze, niente, direi che secondo me il video può finire qua, perché poi sono sempre di corsa e non riuscirei a fare le cose come si deve. Quindi niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto e almeno vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti di DM, mi raccomando. E soprattutto fatemi sapere se vi piacciono le cosine che devo mettere su Vinted, che praticamente non ho mai utilizzato e vorrei comunque cercare di venderle. Quindi mi raccomando ragazze, commentate qui sotto, io vi aspetto sempre nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo video, vi mando tanti super mega bacioni e ci vediamo alla prossima. Ciao!